Michele Norillo, oggi la presentazione ufficiale di questa tua nuova avventura nel Movimento 5 Stelle. Tra l'altro parte anche dal centro storico di Foggia, visto che la Singer comunque sede dei 5 Stelle è qui su Via Arpi e tu sei molto legato anche grazie ai tuoi spettacoli, grazie comunque al tuo curriculum, voglio dire, alle tradizioni foggiane. Che senso ha questo? Allora, il senso è questo, che dal centro dobbiamo partire. Centro, come nel corpo di una persona, il centro è il cuore, e in una città il centro storico, lo dice la parola stessa, è il centro della vitalità. Negli ultimi anni noi abbiamo avuto una, possiamo dire, dilazione della città verso la parte esterna, un certo qual modo dimenticandoci un po' del centro. Però il centro ha una sua valenza, non solo storica, ma proprio sociale, perché qui prima ci si camminava, si andava in giro, ci si frequentava, cosa che adesso non avviene più, se non la sera magari con i ragazzi vanno nei vari locali. E uno dei punti proprio, dei su punti di battaglia, sì, è soprattutto il ritorno della cultura a Foggia, ma non la grande cultura che si intende quella cattedratica, no, la cultura dell'essere civili e dell'amare la propria città. E il decoro si deve salvaguardare, perché una città si vede anche dall'aspetto, è come una persona trasandata, anche se magari una persona importante per carità, però è trasandata e ti dà un senso di distacco, mentre una persona che comunque, non dico che è elegante, ma perlomeno è pulita, è ben, come possiamo dire, di good looking, dicono gli inglesi, beh, la persona attira anche gli altri. In cosa hanno peccato finora secondo te le precedenti amministrazioni? Senti, più che peccato si può dire che è un insieme di tante cose. Un po' la nostra, il nostro non voler bene alla città, e dall'altra parte il non aver capito le esigenze, magari anche minute, della stessa città. Ci sono dei problemi altamente problematici, per carità, il gioco di parole, per carità, tipo l'housing sociale, il lavoro, per carità, un'amministrazione non può, qualsiasi essa sia, non può disporre nel suo piccolo trovare una situazione, una soluzione difficilissima. Però se incominciamo dal piccolo, forse qualcosa si ottiene. Il piccolo vuol dire il vivere quotidiano, la presenza per esempio dei vigili, andare adesso con il reddito di cittadinanza, per esempio, ci sono 8 ore gratis che devono dare alle varie comunità, ai vari enti. Beh, queste persone che hanno questo reddito si possono benissimo spendere per il territorio, a controllare davanti alle chiese, scusate, non so, anche le chiese, fare anche tipo custodie nelle chiese che non sono mai aperte per vari motivi, oppure davanti alle scuole, oppure nel giardinaggio, nel verde pubblico e via dicendo, anche per i problemi sociali, per esempio, per aiutare gli anziani, cioè. Anche se qualcuno dice che soltanto sono dei parassiti, queste che, perché tutti lo dicono tranne 5 Stelle e comunque quelli del governo, beh, vedremo adesso se la cosa è vera o meno. Quindi siete pronti per le prossime amministrative? Beh, noi siamo qui apposta, se ci vogliono noi siamo qui a disposizione, tutti quanti i candidati, compreso Quarato sindaco. Siamo più di 2 mesi che stiamo cercando di trovare anche una quadra per tutti quanti noi, e quello veramente di darci, proprio di darci nel vero senso della parola alla comunità foggiana, in tutto e per tutto. Tant'è vero che domani incominciamo con i gazebo e andremo in due quartieri, una al CEP e un'altra a Macchia Gialla, ma faremo tutti i quartieri di Foggia, tutti i quartieri, compreso anche il centro. Perché noi vorremmo che non solo il centro, ma anche le periferie fosse un'unica, un'amalgama, e non si fosse questa dilatazione poco efficace della città, perché detto in foggiano sembra una pettola, troppo allargata e alla fine non si cuoce molto bene. Se invece la rendiamo piccolina, la pettola cresce bene, non solo all'interno ma anche all'esterno, croccante e morbida contemporaneamente.